un po' il sospetto ce l'avevo di essere intollerante all'ipocrisia, però proprio da quando sono in Parlamento ho visto il mio grado di intolleranza a che livelli può arrivare, perché ragazzi veramente è dura certe volte ore ed ore vedere lì gente che porta avanti, che regge un sistema di potere che ci avvelena, che ha tolto il futuro ai nostri figli. Io qui ho un bimbo, anzi se qualcuno mi dà un'occhiata, e francamente mi sono messa in gioco perché ho pensato, ho capito che lui non avrebbe avuto più le possibilità che abbiamo avuto noi. Oggi essere una persona onesta significa avere la vita impossibile in Italia, e questo non è tollerabile. Basta! Io voglio che nel mio paese la gente onesta viva bene. E questa è la vera differenza che deve segnare la linea di demarcazione tra la gente che non è onesta, che approfitta dei propri diritti, che prevarica gli altri, e le persone che ogni giorno cercano veramente di tirare la carretta e di portare avanti onestamente la giornata secondo principi e valori. Il Movimento 5 Stelle finalmente ha portato dentro le istituzioni gente piena di passione che al futuro ci crede. E noi ci vogliamo credere e ci crediamo, perché oltretutto adesso che tocchiamo con mano quello che succede, che praticamente mentre noi siamo lì dentro, io spero che nei nostri messaggi arrivino fin fuori, perché lì dentro sembra di stare veramente in un bunker antiatomico, quindi tu senti praticamente questa gente, questi mass media che dicono che Renzi vuole ridurre le spese militari, e contemporaneamente in aula si vota un provvedimento che impiega altri 500 milioni di euro di spese militari lo stesso giorno, lo stesso minuto. È una cosa scandalosa. Dicono che stanno diminuendo la pressione fiscale perché magari viene detto che vengono regalati 80 euro in busta paga, e tu contemporaneamente sei costretto a vedere in aula l'aumento dell'aliquota della TASI e nessuno lo dice. Le attività commerciali che avranno un'altra mazzata sulla TASI di un altro miliardo di euro, e loro dicono contemporaneamente di stare dalla parte delle piccole e medie imprese e volere di nuovo sollevare il paese. Tu vedi delle banche che sono dei vari centri di potere che come dei burattinai decidono, stabiliscono tutto quello che nel Parlamento debba essere fatto. Queste persone non sanno che cosa votano, io non lo so se loro a volte si rendono conto del danno che stanno facendo ai loro figli. Io penso che ormai siano accecati, siano veramente lontani dalla realtà, perché regalare 7 miliardi e mezzo, ragazzi, ma noi siamo ormai abituati a fare i conti in euro, ma voi vi ricordate quando c'era la lira? Che cosa erano 7 miliardi e mezzo di euro in lire? L'hanno regalati con un colpo di spugna, con un decreto legge, ci hanno preso a schiaffi in aula! Tutti a cazzo! E siamo stati costretti ad assistere all'ipocrisia di una Presidente della Camera, la quale ha fatto dimettere Franco Battiato un paio di settimane prima perché aveva detto una frase per quanto infelice, ha preteso le dimissioni sdegnata perché le frasi sono sessiste, sono maschiliste, e dopodiché in aula viene selvaggiamente picchiata una nostra collega che sta difendendo il futuro dei propri figli, e il questore che l'ha picchiata è ancora lì. Ma noi possiamo assistere a questo, inermi? Ma noi possiamo continuare a pagare le tasse e i danni che questa gente fa? Continuano a spartirsi, vai sotto là perché tu ti prendi la cosa. Vedete come devo pensare a più cose contemporaneamente? Ho detto è là, continuano a spartirsi, no, io devo stare qua perché sono più illuminata. Aspetta, tu mettiti là. No Giorgio, devo stare là per favore. No, perché non mi vedo, ma io qua.
scusate, noi siamo molto caserecci. Continuano a spartirsi poltrone, continuano ad avere stipendi da capogiro, centinaia di migliaia di euro l'anno per gente che sta lì messa, che ha il solo compito, il solo ruolo di mantenere in piedi questo sistema marcio. E noi siamo gli unici che siamo, come diceva qualcuno appunto prima di me, noi siamo liberi, ragazzi, e teniamoci stretti la nostra libertà, la libertà di poter prendere un testo di legge, di analizzarlo e senza neanche vedere chi lo ha presentato, perché a noi non interessa, noi vediamo il contenuto, noi vediamo se quel testo di legge ci dà la garanzia di fare del bene alle nostre vite, alla nostra salute, al nostro futuro, al nostro benessere, e sulla base di quello giudichiamo. Ed è la più grande libertà, ed è la più grande ricchezza. Non vale nulla, non valgono barche a mare, non valgono ville, nulla vale la libertà di poter esprimere il proprio pensiero in maniera onesta. E io questo lo voglio garantire anche ai miei figli, come i miei genitori hanno potuto garantirlo onestamente a me. Ciao, diciamo noi.